Nel suo passato il tormentone per ragazzi Andiamo a comandare, nel suo futuro il palco dell'Ariston al fianco di Pippo Baudo. Tutto questo è Fabio Rovazzi e adesso è sua madre ad alzare il velo su quel ragazzo che tanto l'ha fatta disperare. Beatrice Pizzorno si racconta in un'intervista a Chi proprio insieme al figlio, confidando al settimanale i progetti che lei e suo marito avevano per Fabio, quelli che un po' tutti hanno per i propri figli, lo studio, l'università, ma per loro tutto è andato diversamente, nonostante tutto e tutti. Lei stessa ammette, è vero, le preoccupazioni ci sono state, erano quelle di una mamma che vede il figlio che non ha ancora preso una direzione, è stata una fase un po' estrema quando lui ha deciso di lasciare la scuola. È a questo punto che Rovazzi racconta di aver lasciato il liceo artistico non per essere snob a pochi mesi dalla fine del quarto anno, ma perché non ha trovato nella scuola quello che poteva aiutarlo a fare quello che amava. Ad un certo punto ho detto, apostrofo, mi metto da solo. Ho lasciato stare la scuola, ma è stato un caso, magari tra qualche altro ci torno. Rovazzi e la sua carriera. Riguardo alla sua carriera, Rovazzi ammette, mi sono inventato dal nulla, anche la mia gavetta è completamente inventata. Ho iniziato con i video in discoteca, ero il primo a consegnare, per questo mi sono preso il mercato. Fabio Rovazzi ammette di aver tagliato la testa al toro puntando direttamente alle hit ed evitando di fare dischi su dischi di cui, le persone, su 20 canzoni ne ricordano solo una. Ma è mamma Beatrice a buttarla ancora una volta sul sentimentale e, in particolare, sottolineando il fatto che si è sentita davvero orgogliosa di lui quando Gianni Morandi, ospite da Fabio Fazio, ha detto cose bellissime su di lui, mi ha molto colpito, ho detto caspita mio figlio. Anche il fatto che presto sarà sul palco al fianco di Pippo Baudo la emoziona molto, anche se cerca di limitare i sentimenti ridendo dentro, ma come ha fatto ad arrivare lì? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.